Grazie. La mia prima ammiratrice si chiamava Maria, io avevo 9 anni ed era una creaturella alta così e lavoravo in un bar a Santa Lucia. Di notte i signori se ne tornavano a casa e quel bar si trasformava in un mondo meraviglioso. Ballerini, cantanti, attori, poeti, scrittori, tranvieri, spazzini, ballettieri, ladri, prostitute. E Maria era una di loro. Era stupenda Maria, era biondissima. Maria veniva al bar quando aveva finito di lavorare, veniva per sentirmi cantare. Per me era sempre una grande emozione quando la vedevo spuntare da dietro l'angolo con la sua grande gonna a fiori, con la borsetta legata al polso, gli occhi neri, la bocca rossa. A Maria le piaceva molto come io cantavo, e ovviamente io cantavo solo per lei. E alla fine mi dava sempre 100 lire di mancia. 100 lire nei primissimi anni 60, insomma, erano dei bei soldini. Li aveva appena guadagnati ed era un gesto di speranza tra noi due. E poi succedeva una cosa bellissima, mi faceva sedere accanto a lei, io appoggiavo la testa sulla sua grande gonna a fiori e lei cominciava ad accarezzarmi i capelli. Ed io mi rilassavo dopo una lunga giornata di lavoro e mi addormentavo. Sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà a noi senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue nel mondo ciclicamente. Quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente e sciaccamente. Tu che sei diversa, almeno tu nell'universo un punto sei che non diversa, almeno tu ne
Dentro il mio silenzio la tua voce cala e ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore, come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due cominciassimo a volare. Viene sera perché la penombra mi fa immaginare, mi distendo, guardo verso il cielo per toccare il tetto delle tue spalle bianche, come se quel cielo mi potesse dare il motivo giusto per non stare male, come se star male ti prendesse dalla volontà.
fosse solo per quegli occhi che hai lasciato. In fondo a me. Pensando mentre eri in camerino e voi eravate intenti a prendere un caffè o qualcos'altro, di porvi questa domanda, cioè quante volte vi è successo di trovarvi ad un bivio, di qua o di là, di qua una vita, di là un'altra vita? Io credo che almeno una volta succede a tutti quanti noi, no? Che a volte sei tu che scegli, altre volte invece è il destino che sceglie per te. A me è successo, se io vi dicessi che sono qua per caso, voi giustamente non mi credereste, ma... Quando andai in America tanti anni fa, era nel 1800, prima, guarda lei come t'aiuta, fa prima, cioè, vabbè, insomma, tanti anni fa, per accompagnare, ma più che accompagnare gli feci veramente da servo di scena, ne sono fiero, orgoglioso, è stato il mio primo grande maestro che ho trovato sulla mia fortunatissima strada, è uno dei più grandi cantanti napoletani, non so, gli portavo il tè in scena, oppure gli cambiavo una giaccia, o gli portavo una sedia all'occasione. Questo era l'immenso Sergio Bruni. Mi sentirono cantare. Grazie. Mi sentirono cantare e volevano scritturarmi in uno dei più grandi locali americani, se non il più grande in assoluto e celeberrimo per lo stato di New York. Questo locale si chiamava, e si chiama ancora tuttora, il Latin Quarter. Comunque, arrivato lì, mentre salivo le scale per andare a parlare con il proprietario di questo locale, attaccata alle pareti c'erano le foto di tutti i grandi artisti che si erano esibiti in questo locale. So, ricordo la foto di Frank Sinatra, di Dean Martin, di Sammy Davis, Jerry Lewis, Barbara Streisand, Louis Armstrong e tanti altri. Comunque, arrivato lì, mi fecero trovare il contratto da firmare. Pensate quanto mi offrivano per quell'epoca, siamo nel 1963. $5,000